l'hai imitato. L'ha portato fuori. No, non mi interessa quello, voglio sapere sulle schede cosa. Ah, non possiamo votare per motivi. Ma dove c'è scritto? Perché c'è scritto in un'email che ho. Non lo è. Ma se ho un'email che c'è scritto che io ho il diritto ci di sono voto. Le regole delle elezioni, non c'è una mail. Vediamo sono la stampate mail. Le regole. Vediamo la mail qual è. Allora, ti ripeto, se vogliamo discutere, le discutiamo fuori con questo. Calma. Lui dice che ha diritto a votare. Ma io non ho fatto. Calma, calma. Comunque lei alza la voce. Delle regole, è lei che ha alzato la voce. Ma guardi che ci sono 30 persone. Ma ci sono 30 persone che. Oh, ma ci sono 30 persone che testimoniano che non è vero. Non serve a niente, non è quello lì. A cui mandano le mail così, non abbiamo nessun interesse a farvi votare. No, capito? Cioè, viene gente che dice che io non ho alzato le mani, non ho alzato la voce. Io sto parlando di votare o non votare. Noi non abbiamo nessun interesse a farvi votare, perché tanto noi. Allora perché sono un'email che dice che posso votare? Perché? Voi non mi fate votare. Questo, come al solito in Italia c'è tanta disinformazione. Allora, invece di esserci informazioni. Scusate. Via Masserano numero 6. No, okay. Mi evita il fastidio di andare a votare alle politiche. Ma tanto è sempre così. Tanto vince Bersani e poi perde di nuovo. Ti ho già capito che tu sei solo provocatore. No, io voglio votare. Ma io ho il diritto di votare, signora. Masserano numero 6. Ma perché devo andare a Masserano? Perché qui non possiamo farti votare, perché qui non hai diritto di votare. E qui non viene ad alzarmi la voce. Ma comunque nessuno le ha alzato la voce. È l'unico che alza la voce. Vai. Ma lei è matto da legare. Ok, basta. Ma la sta facendo lei la scelata. Ma la sta facendo solo. Basta adesso. Io voglio votare. No, non puoi votare, allora, non hai diritto di votare. No, non è che mi dice che io posso votare. Ascoltami. In via Masserano. Allora tu non hai diritto a votare. Qui non hai diritto a votare se non hai le schede. Vai in via Masserano numero 6. Se ci sarà la possibilità di votare, se ne avrai il diritto, ti fanno votare là. E posso votare là? In via Masserano ti spiegano ancora meglio. Lei te l'ha già spiegato bene, ma lì ti spiegano ancora meglio. Dove è via Masserano? Via Masserano è. Via Masserano è una traversa di Corso Principe Oldone, quasi arrivati in Piazza Statuto. È vicinissimo alla Maria Ausiliatrice. Okay, però la zona. Se non hai un biglietto ferroviario, o non hai un biglietto aereo, o non hai un certificato medico che dice che eri in ospedale, perdi tempo, perché non ti fanno votare, perché ci sono delle regole precise. Allora, se si vuole fare casino, uno si scalda, si è scaldato lui, vi siete scaldati voi, al di là di tutto ci sono delle regole precise. Si può votare soltanto se avevi un impedimento. Sì, però come faccio a dimostrarlo? Va dimostrato, come no? Se tu eri a Palermo, sei andato in macchina, avrai un biglietto d'autostrada. Con Telepass uno può. Già, perché l'estratto conto Telepass non lo fa. Sì, però non ce l'ho. Tranquillo che c'è. No, ma non ce l'ho io. Allora, tu presenta la documentazione in via Masserano, ti fanno votare. Perché nell'email però mi è stato detto che io avevo diritto che c'è scritto nell'email? Che c'è scritto nell'email? C'è scritto che io sono uno dei 128.000 eccetera eccetera che ha diritto al voto, perché la mia richiesta di per cui ero impossibilitato è stata accettata. Ma impossibilitato ci vogliono, non vogliamo far votare nel modo corretto. Te l'ho già detto. No, allora, ma noi qui nel seggio non possiamo. Ma infatti io non voglio votare via qua. Masserano, voglio andare là, però sei, mi sta dicendo che se non vado là sì, ma lui mi sta dicendo che se vado là senza un documento che dimostri che io in quei giorni non potevo. Sì, però se tu hai mandato una mail, hai fatto una richiesta via Masserano. No, via Masserano fatto su domenica voto. Non serve, però quello c'era. Non serve, perché non puoi votare. Mi spiace davvero, credimi. Non puoi votare. Cioè, io non ho nulla che dimostri che io non potevo in quei giorni, però io quei giorni non potevo. Capito, però vai là, se là hai una motivazione valida, ti fanno votare là. Sì, però devo avere una motivazione scritta e io non ce l'ho. E allora, se vuoi vai lo stesso fin là, ma un buco nell'acqua. Però uno non può avere sempre per forza qualcosa che dimostri. No, ma capisci perché uno non ha votato l'altra volta? Avete avuto tempo 3 settimane d'accordo, per registrarvi. D'accordo, però. Quindi voglio dire.